Cari amiche e amici, bentornati finalmente su un nuovo episodio della serie Ne siamo Celti. Mi sono assentata per un periodo abbastanza lungo, è da più di un mese che non pubblico i miei consueti video della rubrica Ne siamo Celti. Sono stata impegnata con vari progetti, cose bellissime, ma finalmente sono qui. E devo dire che questa ricerca in particolare mi ha richiesto parecchio tempo, parecchio studio. Si parte subito con l'argomento di oggi. Che relazione c'è tra le stoffe scozzesi e gli antichi Celti? Sigla! In questo tempo mi sono chiesta quale fosse in effetti l'origine delle stoffe che noi in Italia definiamo scozzesi. Impareremo poi che vi è un nome specifico per definire questo tipo di lavorazione tessile. In effetti, le fonti antiche contemporanee Celti ci parlano di vesti molto sgargianti, a quadri. Una testimonianza è sicuramente quella di Diodoro Siculo, che abbiamo già incontrato nella nostra serie Ne siamo Celti. La sua è una testimonianza del 100 a.C. Il modo in cui si vestono i Celti è sorprendente. Indossano camicie dai colori sgargianti e ricamate, con pantaloni detti brache e mantelli allacciati alla spalla con una spilla, pesanti d'inverno, leggeri d'estate. Questi mantelli hanno un disegno a righe o scacchi, i quadri separati, ravvicinati e di vari colori. Il fatto che i Celti vestissero colori molto sgargianti e accesi deve essere stata proprio una caratteristica tipica di questa popolazione. Pensiamo infatti che le culture del bacino mediterraneo soprattutto vestivano con colori naturali. Le tinture ovviamente erano fatte con i materiali, le piante, molto spesso dei luoghi di riferimento delle varie popolazioni. Oltre che al cuoio, le pelli e le pellicce, i Celti utilizzavano soprattutto materiali di origine vegetale come il lino, la canapa e sicuramente la lana, quale maggiormente venivano tessuti queste particolari lavorazioni appunto a scacchi e a quadri. Oggigiorno utilizziamo la parola tartan per identificare questo tipo di motivo tessile, caratterizzato da fili verticali e orizzontali, quindi nell'ordito e nella trama, che si incrociano tra di loro, diversi per quantità di colore e differenza di colori. Tra l'altro, il conteggio dei fili è proprio il modo in cui vengono registrati i tipici tartan scozzesi di cui parleremo più avanti. Uno degli aspetti che più mi ha stupito di questa ricerca è stato scoprire che il primo frammento ritrovato di tartan non arriva dall'Europa, ma bensì è stato ritrovato in Cina, in particolare nella Cina occidentale, in corrispondenza del bacino del Tarim, uno dei più grandi fiumi della Cina. Nel 1979 un'equipe di archeologi fa una scoperta strabiliante. Scopre vicino alla moderna città di Ami un cimitero di mummie ben conservate. Delle mummie molto particolari rispetto alle caratteristiche fisiche degli abitanti della zona indoeuropei proprio di quel periodo. Queste mummie infatti hanno caratteristiche caucasiche, capelli chiari, castani, biondi, trecce, barbe, sicuramente che ci ricordano un po' i connotati delle popolazioni più europee. L'altro aspetto molto affascinante di queste mummie, come ha fatto notare l'esperta tessile Elizabeth Whalen Barber, è che esse mostravano dei tessuti molto simili a quelli della cultura di Hallstatt, della cultura protoceltica di Hallstatt, e ancora di più simili a quelle delle successive popolazioni scozzesi della Scozia del 1600-1700. Ben conservati invece appaiono i frammenti di tartan ritrovati nel 2004 presso le miniere di Hallstatt,
Ci troviamo quindi nelle Alpi, non lontano da Salisburgo, in Austria. I tessuti di tartan trovati in queste miniere sono numerosi. Sono più semplici di quelli cinesi, ma sembrano al contempo aver fissato uno stile che è durato per secoli. E ancora una volta la storia ci sorprende, perché spesso associamo questo tipo di lavorazione prettamente alla Scozia e non all'Europa. Invece, da quello che ci raccontano le vicende, questo tipo di lavorazione non è poi così tanto lontano dai nostri luoghi di origine. Sì, i Celti vestivano questi capi, vestivano queste fantasie. E lo sappiamo appunto dai ritrovamenti della cultura di Hallstatt, che poi abbiamo ritrovato anche in diverse lavorazioni e tessuti diffusi in tutta l'area celtica, quindi a partire dalla Gallia fino ad arrivare ai Celti insulari. Un'altra testimonianza che ci arriva dal mondo antico su questo tipo di lavorazione, questa volta ci arriva da una raffigurazione artistica. Dobbiamo andare in Nord Africa, in particolare nell'antica città marocchina di Volubilis. In questa città, infatti, vi era un arco di trionfo con a capo una grande statua raffigurante l'imperatore Caracalla. L'imperatore Caracalla si definì conquistatore dei caledoniani. Con la parola caledoniani venivano identificate le popolazioni barbariche celtiche che abitavano a nord del Vallo di Adriano. In onore dell'imperatore quindi venne eretta una statua che aveva la caratteristica di avere nelle sue vesti dei frammenti colorati di quadri rappresentati con diverse leghe bronze, la cosiddetta foggia di braca e di pantaloni celtici. La prova più antica del tartan ritrovata in Scozia ha un nome. Pensate che è stato dato il nome di Falkirk Tartan. È un frammento di stoffa risalente al 325 d.C. che è stato appunto ritrovato nella città di Falkirk, in Scozia, ed è tuttora conservato nel National Museum of Scotland. Sappiamo quanto la Scozia abbia fatto del tessuto tartan una vera identità culturale, ma è molto divertente il ritrovamento. Pensate che questo frammento di stoffa non era altro che l'involucro all'interno del quale vi erano racchiuse circa 2000 monete d'argento romane all'interno di un vaso di terracotta. Questo dimostra come la storia sia sorprendente. Alle volte un involucro diventa ancora più rilevante nel futuro che il contenuto stesso. Ciò che sappiamo in base alle corrispondenze di questa stoffa e soprattutto dell'identità culturale che si è formata in Scozia ci arriva da una testimonianza di Martin Martin nel suo Description of Western Island of Scotland, pubblicato nel 1703, che ci racconta che i tartan, questo tipo di lavorazione, era identificativo per distinguere gli abitanti di diverse regioni che utilizzavano appunto tinture naturali, erbe naturali del posto, per tingere i loro tessuti e quindi creare diverse fantasie e lavorazioni. Uno dei luoghi comuni, infatti, che spesso si sente dire della Scozia è che ogni tartan identifica un clan in particolare, non tanto una regione o un'area di appartenenza. C'è da dire che tutt'oggi ancora in Scozia vengono utilizzate in alcune regioni diversi tartan proprio per origine di appartenenza, non tanto discendenti da un clan, da una famiglia nobiliare. Secondo lo storico scozzese James Carmel, considerato uno dei riferimenti per quanto riguarda la materia del tartan, l'identificazione degli scozzesi con il tartan è avvenuta proprio in corrispondenza della battaglia di Culloden, quando gli scozzesi si oppongono all'ingerenza dell'impero inglese nei loro confronti. La Scozia, infatti, a quel tempo voleva mantenere la propria lingua, la propria identità culturale. Quindi il tartan rappresenta sicuramente quello che era una società basata sul clan, su una lingua comune, molto molto simile a quella che poteva essere una società
degli antichi Celti vissuti molto tempo prima in queste zone. I ribelli scozzesi, quindi, che hanno combattuto all'interno della battaglia di Culloden, vestivano queste stoffe, che erano semplicemente dei plaid, delle coperte allacciate in vita con una cintura, spesso tenute ferme da una spilla. Non erano tanto identificative di un clan, ma appunto a una regione di provenienza. Conosciamo l'esito della battaglia di Culloden, che vede come vincitori gli inglesi che vanno ad assoggettare gli scozzesi. Il governo britannico vietò addirittura l'utilizzo del tartan da parte delle popolazioni delle Highlands, in quanto visto come un indumento rivoluzionario che identificava proprio la rivolta dei clan giacobiti gaelici di Scozia. Ci vogliono circa una quarantina d'anni poiché il tartan potesse ritornare come abito identificativo, in questo caso del regime militare scozzese delle Highlands, assoggettato a questo punto a quello che era il governo inglese. E quindi venne reintrodotto questo tipo di stoffa, che non venne più considerato come illegale. L'anno sicuramente che vede il tartan protagonista anche nel costume, nella moda del tempo, è sicuramente il 1800. Ci fu un importante scrittore, Walter Scott, famoso per il suo Ivanhoe, che addirittura convinse un regnante inglese, re Giorgio IV, a vestire di tartan quando venne in visita ad Edimburgo. Vi fu quindi da quel tempo in poi una grande introduzione del tartan anche in ambito regale. L'associazione effettiva tra clan e tartan avviene solo nel 1815, quando la Highland Society of London chiese ai capoclan delle diverse aree delle Highlands quale fosse il loro tartan di provenienza, e stabilito il collegamento ufficiale tra un clan e il suo tartan, furono raccolti nel Wilson K. Parton Book del 1819 circa 250 tartan differenti. Oggi ne sono registrati circa 4.000, anche se le tipologie in commercio si aggirano tra i 600 e i 700. L'idea che i diversi colori del tartan abbiano dei significati specifici è molto simile a quella delle bandiere. Quindi i colori hanno delle relazioni con dei concetti, dei significati. Diciamo che per quanto riguarda il tartan scozzese, come abbiamo visto, spesso vi è una correlazione più relativa a quelle che potevano essere le piante di provenienza, quindi i colori che venivano creati erano le tinture delle piante provenienti dai luoghi di origine. Anche se alcuni storici che hanno studiato la parte tessile identificano anche alcuni colori con delle corrispondenze. I colori del tartan predominanti sul rosso identificano una divisa da battaglia, poiché progettato per nascondere macchie di sangue. Pensate che il motivo tartan è addirittura arrivato nei territori canadesi, dove i colori dei tartan identificano anche in questo caso delle zone, delle aree, delle regioni. Il verde simboleggia le praterie e le foreste, il blu i laghi, i fiumi della regione, e il giallo talvolta è introdotto per identificare culture diverse di appartenenza della popolazione. Nell'Inghilterra vittoriana e successivamente edoardiana vediamo il tartan presente davvero in modo preponderante nel costume dell'epoca. Inizialmente come stoffa soprattutto nell'ambito maschile, successivamente introdotta anche nell'abbigliamento femminile, in quanto abbiamo visto la sua corrispondenza legata all'aristocrazia e all'ambito militare. Il tartan, come abbiamo visto nella storia scozzese, ha rappresentato sicuramente un movimento di rivolta, di identificazione culturale nei confronti dell'ingerenza inglese. E lo stesso procedimento, se vogliamo, è stato accolto anche da tutto il movimento punk degli anni 70 inglese. Viene utilizzato tantissimo, infatti, ancora una volta questo tessuto proprio come atto di ribellione
a una società dai costumi stretti, standard, omologati. Il tartan lo vediamo ritornare non solo nella nobiltà inglese, ma anche in alcuni movimenti rock, come abbiamo visto. Negli anni 90 lo vediamo molto associato a quel genere musicale che chiamiamo grunge, che nasce a Seattle, negli Stati Uniti. Capostipiti, per dirne due, sicuramente i Nirvana con Kurt Cobain e i Pearl Jam con Eddie Vedder, che indossano appunto camicie a quadrettoni, solitamente oversize, più grandi e scoordinate, e che caratterizzano fortemente la moda urbana dagli anni 90, direi, fino a oggi. Che bella questa ricerca, veramente amato approfondire i significati che stanno al di là delle apparenze di un tessuto, scoprire la storia anche attraverso qualcosa che magari indossiamo ogni giorno, che ci piace. È meraviglioso, dovremmo proprio partire da lì per appassionarci, per incuriosirci. Io sono Anne Hamilton, questo è il mio format, ne siamo certi. Vi ringrazio tantissimo se lascerete un like, dei commenti. Grazie davvero per far crescere questo mio piccolo canale. Alla prossima allora con un nuovo episodio di Ne siamo certi. A presto! Frammenti di scozze. Pensate che questo frammento di stoffe, tipo di stoffe delle scozze, scozze. Finito? Posso continuare? Sempre a quest'ora poi arrivano nel pomeriggio.